Solo sapere intanto com'è stato il dopo Trapani, se insomma, una cosa che abbiamo utilizzato tutti, io per primo, è stata forse la partita della svolta, visto questa trasferta, essere messa male, recuperata, insomma tutte le sue. È davvero così? Nello spogliatoio avete questa sensazione della partita della svolta? Certo, sì, perché nella prima parte che abbiamo giocato no, abbiamo cominciato bene, ma il secondo tempo l'abbiamo fatto, noi meritavamo minimo, no, il pareggio, però noi pensavamo di fare ancora di più e non siamo riusciti a vincere, però almeno un pareggio non sembrava bene. La sensazione è un po', come si dice, amara, no? Che non abbiamo vinto la partita. Qui io chiedo, a livello personale, hai ricevuto tante critiche, soprattutto l'anno scorso, ora sembra che finalmente qualcosa sia cambiato, forse ti sei riuscito finalmente ad ambientare in questo campionato italiano, stai avendo continuità di prestazioni, hai anche migliorato qualcosa in fase difensiva, volevo sapere le tue sensazioni proprio a livello personale in questo momento. No, sì, penso che ho migliorato abbastanza, no? Diverso dell'anno scorso. L'anno scorso era, lo so che era diverso, no? Quando usciva la partita, no, come che non aveva fiducia. Ora mi sento molto meglio alla ora di affrontare una partita, no? Proprio in spogliatorio quando arrivo. La sensazione sono migliore e diverse dell'anno scorso. Altro argomento molto dibattuto è dove deve giocare Monzon. Gioca alto o gioca basso? Chiediamolo per tutti, sei un terzino? No, io sono un terzino, sì, però mi piace giocare, no, sempre davanti, però la posizione migliore per me è sempre terzino sinistro. Scusa, dico, nel 4-4-2 ti trovi meglio rispetto al 4-3-3 oppure? Sì, no, sempre è simile, no? Non cambia tante cose, però sempre mi è piaciuto di stare sempre terzino. Ciao, cosa pretende il mister da te in partita? Di andare sempre avanti, però sappiamo, no, che io devo fare il primo lavoro che ho è sempre difendere. Lui sempre mi chiede quando usciamo, no, di andare sempre in avanti e tornare. E io sto cercando di fare questo lavoro che lui aspetta di me. Quali sono le differenze tra la squadra dell'anno passato e di quest'anno? Cioè, tu sei uno dei veterani ormai. Quali sono le differenze che l'anno scorso magari non hanno funzionato e che quest'anno magari stanno funzionando di più, sia per te che per il gruppo intero? Mm-hmm. No, io penso che quando è arrivato il mister ha cambiato un po' la testa di tutti, no? Il lavoro, la cattiveria. L'anno scorso veramente non lo so che è successo. Era sempre una partita che andavamo e non sappiamo come uscivamo nel campo, se si vinceva, se si pareggiava. La sensazione era un po' brutta, no? Ora penso che abbiamo migliorato un po'. Ciao Fabio. Ciao. Volevo chiederti quanto è difficile per te, in vista dei tanti infortuni, delle tante squalifiche, giocare sempre con compagni di difesa diversi ogni giornata? Non ho capito bene. Avere sempre, diciamo, difensori accanto che sono sempre diversi. Cioè, una volta c'è Spolli, l'altra volta c'è Sau, a causa, diciamo, degli infortuni che ci sono in squadra. Sì, no, dobbiamo abituarci subito a questo, perché purtroppo il tempo è così, no? Dell'infortunio ancora c'è tanto, no? Però in allenamento vamo cercando quello che il compagno può fare per me, lo che io posso fare per il mio compagno, e così andiamo in partita. C'è una spiegazione del perché Catania in casa va bene, o negli ultimi giocatori va bene, e in trasferta ancora stenta un pochettino? Come no? In casa. No, penso che in casa stiamo giocando molto meglio, anche con il tifosi si sente, no, che è un po' ancora con noi, no? Poco a poco stiamo convincendo a tutti, almeno in casa, no, di fare bene la partita.
Dopo fuori stiamo cercando di trovare qualcosa in più. Ora abbiamo pareggiato questa partita e quindi vediamo se riusciamo a vincere fuori, che è quello che manca ancora, no? Fabian, il Catania esce da una fase sicuramente particolare, tanti infortuni, tante difficoltà in campo. Queste difficoltà hanno fatto in modo di creare ancora di più spirito di squadra, un po' anche questa l'arma per il Catania per risalire? Certo, penso che sempre l'arma è lavorare in campo, in allenamento, però la difficoltà è sempre la stessa, l'infortunio, di non sapere se il compagno arriva alla partita o no. E noi dobbiamo uscire a fare sempre qualcosa in più in partita, prima le cose più importanti è non perdere. Dopo, piano piano, se va movimentando, come si dice, la classifica, e così andiamo avanti. Sì, due cose molto velocemente. La prima, se il vero Monzon, cioè il Monzon giocatore calciatore, noi l'abbiamo già visto a Catania, o ancora può dare molto di più Monzon? E poi, secondo Monzon, che avversario è il Latina che domenica di Annassini? No, io penso che io posso fare ancora di più, solo che siamo in difficoltà e piano piano stiamo andando, no? Dopo il Latina, la partita contro Latina, penso che è una partita dura come tutta la partita, sempre con quello che giochiamo vuole vincere anche noi, però quando si gioca contro Catania penso che come Catania deve vincere il campionato, tutti si giocano qualcosa in più. Mister non ne vuole parlare mai, ma voi giocatori invece la classifica la guardate? Pensate che ancora ci siano i margini per poter risalire e ritornare dove compete il Catania? Sì, certo che si guarda, perché è una cosa importante. Quando non si vince la classifica non va bene, no? Quindi quando si vince una partita le cose cambiano e noi dobbiamo vincere sempre. Proprio tu, che sei uno dei veterani che quindi hai purtroppo vissuto la stagione dello scorso anno, stai, come dire, catechizzando i tuoi compagni nuovi arrivati, perché magari un po' più volontà di riscatto per raggiungere la promozione, riscattare quindi la stagione scorsa. Che vuoi dire catechizzando? convincere, spronare ancora di più i tuoi compagni. Sì, certo, noi dobbiamo darle la fiducia sempre al nostro compagno, di portarlo sempre, sempre su, di darle tutta la fiducia, di aiutarlo, di dargli una mano. Sentite voi che c'eravate, sentite questa voglia di rivincita rispetto a... Certo, io la sento, l'abbiamo fatto in la partita che abbiamo giocato contro Trapani, no? La seconda metà l'abbiamo fatto molto meglio. Sembravamo una squadra che era molto unita e noi possiamo fare questo, solo che dobbiamo fare lo stesso. Hai parlato del secondo tempo di Trapani, invece nel primo tempo che era successo? Nel primo tempo non lo so, ancora non ho visto neanche le video, dovevamo guardarlo, penso che il mister sta pensando a tutti. Perché era una cosa molto diversa, nello spogliatoio è bastato guardarsi in faccia o vi siete detti qualcosa? No, solo che se vedi, no, quando ha finito la prima metà lo guardo in faccia al tuo compagno, no, al tifosi che non sembrava molto contento, e era vero, noi la prima metà non l'abbiamo fatto bene, però si deve lavorare in questa metà.